Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove la luce fa veramente cagare. Scusami, non posso accendere il faro perché sto prendendo fuoco. Non c'è così tanto sole come sembra, non so perché si veda così. Vabbè, chiedo già scusa ai presenti per chi romperà le balle dicendo: Sara, non c'è luce. Se c'è luce, sarà schiatta. Non ho la corona perché sto morendo di caldo. Allora, sto facendo proprio un video last minute. Allora, mi raccomando, lasciate like al video anche se vi piace o non vi piace, lasciate like, mi raccomando. Prima di proseguire, allora, questo qua è un video acquisti. So che vi piacciono tanto, dato che li guardate sì e no. Comunque, faccio video acquisti perché avevo gli acquisti qua vicino. Ho detto: facciamo vedere i video acquisti. Magari sentirete ogni tanto, forse, non so se lo sentirete, fuori fanno tipo di rumori assordanti. Procediamo. Allora, usciranno. È nata, tra l'altro, sono nate nu delle nuove rubriche sul mio canale. Una si chiama Rubrica Polemica, e poi uscirà un'altra che è una rubrica dove farò vedere cosa faccio in estate. Semplicemente si chiamerà estate 2020, io non so come chiamarla, la chiamerò in qualche modo. Video acquisti, cosa ho comprato? Costumi da bagno. Uno l'avrete già visto su Instagram, ve lo mostro. Non faccio video haul perché sennò crepo di caldo, perché per ogni costume infilarmelo è una tragedia. Sapete che i costumi tengono caldo, quindi non mi fate morire. Se volete vedere di come mi stanno, andate sul mio Instagram, redprincess93, lo trovate sotto nella descrizione, che nessuno caga mai. E trovate il link e lì vedete le foto anche dei costumi, vestiti, tutto ciò che porto. Allora, costume numero uno. Allora, io premetto che quest'anno ho trovato un nuovo tipo di costume che si chiama il tanchini. Sì, non è un tacchino, è un tanchini si chiama, che è questo qua. È fatto così, proprio a vestito. Ha la parte di sopra, è vestito, e poi ha le bretelle e il dito si allaccia. Cioè, ha questi due affari. Scusate, mi è messo un po' stretto. Comunque, questi due affari che si allacciano. E davanti invece rimane così. Questo qua ho proprio la foto, lo vedete sia in foto che in alcune foto che sono sia in piscina sia al lago. Ed è fatto così, con questa fantasia qua, non so se la vedete, spero di sì. Questa fantasia che è tipo un tappeto, è un blu scuro. Scusa, no, ecco. Accendiamo la luce per solo un cazzo, sennò così. Fatto così, ha delle coppe che poi sono rimuovibili perché. Vedete, a questa parte qua si rimuovono per lavarlo perché sono terribile. E poi ha questo laccetto che adesso non lo slaccio, che volendo si può slacciare, si può tirare su o giù la scollatura. E boh, questo qua è il costume number one. L'ho preso al mercato da una signora che vende costumi comunque buoni, non stinge, non mi crea problemi, fa l'effetto vestito. Il pezzo di sotto perché è un tanchini, quindi è tipo il trichini, ma non è unito. È un pezzo praticamente, è il bikini col vestito. Ecco dove nasce il tanchini. E qua è la parte di sopra che sembra la mutandona della nonna, ma non è così. Non è poi così enorme come sembra. Sono io che ho un culo gigantesco. È molto semplice. Tra l'altro l'ho messa dalla parte sbagliata perché stava asciugando. Quindi è fatto così. Ha questi cordoni che vedete perché serve per essere tirati in modo che se volete potete regolarvi come volete la mutanda. E boh, se la volete più stretta, più larga, più alta, più bassa. A me tendenzialmente sta un po' più bassa perché ho il bacino piccolino, quindi ci vedete la mole, quindi mi sta un po' più bassa perché ho il bacino piccolino, quindi la pancia me la tiene, però il resto ci va giù perché ho la pancia, ma per fortuna la parte della mia vita è piccolina. Però mi trovo bene, l'ho provato sia in piscina che al lago. Mi trovo bene, infatti non volevo. Adesso ne ho preso oggi un altro al mercato perché appunto non volevo usurarlo, perché se uso sempre lo stesso lo lavo, tanto mia mamma l'ha fatto pure la lavatrice la prima volta, quindi non volevo rovinarlo, quindi li alterno adesso, poi magari mi compro anche un terzo. Costume numero 2 è molto simile a questo, cambia la fantasia e il colore, però il modello è lo stesso. Tanchini, la mutanda è identica, solo gli affarini che sono stati messi così, mutanda, e blu ovviamente con il vestito, come anche tutta la stanza sembra blu, però blu elettrico, io rigorosamente tutto blu, le ciabatte blu, i telimari tutti blu azzurri, comunque fatto sempre così, parte di dietro, parte davanti, è regolabile sempre, poi lo piegherò. Io non porto il pantaloncino per il semplice fatto che non lo sopporto, sono fiera delle mie cosce giganti e non mi trovo, quindi mutanda forever. Io sono pro mutanda al mare, adesso metterò via l'altro costume perché tanto è lavato e userò quello nuovo per andare in piscina, giusto una sciacquata. Così, visto che sabato devo andare in piscina, per recupero sabato sì, perché prima non ci posso andare perché avrò il ciclo. Fortuna vuole così. E
Allora, questo qua è quello che ho comprato oggi, che lo trovo bellissimo, ero indecisa, infatti in realtà dovrei prendere l'altro o questo qua. Allora, questa volta ho preso questo, perché è identico al colore, guarda che bello che è. È bianco, blu e azzurro, e dietro appunto è già legato, perché ovviamente me lo vendono così, è già legato. Il petanchino lascia la parte scoperta. Volendo io, cosa faccio di solito? Lo alzo, si può anche alzare ovviamente, perché essendo vestito, questa parte qua si alza, se volete qui di abbronzarvi, tanto la pancia, anche se si vede con la mutanda, si vede poco e niente, e si asciuga abbastanza molto facilmente, nonostante tutto. E quando entra l'acqua sembra una medusa, perché fa così tipo il vestito, però mi piace perché comunque, se magari sono al sole, non voglio far vedere tante, diciamo, la parte sotto il seno che ce l'ho rovinata, per cazzi mia, non me lo alzo. Se voglio alzarmi per asciugare quella parte di sotto, lo alzo. Sono libera di fare quello che voglio. Ed è fatto così. Molto carino, si stringe. Non è facilissimo da stringere perché ovviamente da dietro è un po' complicato, però anche questo qua, le coppe rimovibili, sono tutte rimovibili. Fatto così. Ha proprio il coso fatto apposta per le coppe, perché le coppe ci devono stare, perché molti dicono, ma tu ce l'hai le tette, Sara. Sì, cioè io ce l'ho le tette. C'è la parte comunque che le coppe sono rimovibili, tutto il resto dietro. E io sì, ok. Ho il seno. Il problema è che con l'acqua fredda, 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 cosa succede? Alle donne si vedono i bottoni, per non dire no, i capezzoli, ragazzi. E quindi le coppe ci devono stare. Poi, se le ragazze vogliono far vedere i capezzoli, sono cazzi loro. Comunque, i costumi, tutti questi qua, i tanchini, si chiamano, se alcune ragazze vogliono saperlo, perché esistono i bikini, i trecchini, che sono quelli interi, divisi, che ce li ho anche, però quest'anno non li uso perché purtroppo lavorando l'anno scorso mi si sono spaccati dei capillari. Non sono visibilmente belli, quindi preferisco. Vabbè, ho dei problemi sotto il seno, nella parte della vita, infatti non porto nemmeno le gonne, cioè porto le gonne a vita alta, però le intasco con i top, perché appunto quella parte là è diventata per me non bellissima, sono anche un po' ingrassata, un po' tanto, quindi diciamo che mi adeguo al mio corpo. 15 euro l'uno, li ho pagati, davanti li ha pagati mio padre perché io soldi non ne ho, e poi mi sono presa un nuovo negozio che c'è lì per coppe, che non ho ancora capito come si chiama il negozio, però va bene lo stesso, questa è la busta che mi hanno dato. Comunque, è un nuovo negozio che c'è lì per cui di Binasco. Ho preso questo, quando l'ho visto, ho detto deve essere mio. Non l'ho pagato caro, costava 10 euro, 9,99 euro per 10 euro. È solo. Ed è questo qua. Se vi faccio vedere, sembra uno straccio, però. È questo qua. È enorme. Praticamente è quello che ho già, solo che vedete che qua è corto e dietro rimane lungo. Praticamente rimane così e poi sotto dietro rimane lungo. L'ho preso magari per la sera, ovviamente rigorosamente blu. Ho pagato 9,99. La taglia non ho ancora capito bene che taglia mi hanno rifilato. Non ne ho idea. Boh, non si sa. Solo che è italiano, vabbè. Però l'ho già provato, vista bene tutto. Magari poi quando lo indosserò vi farò una foto su, ovviamente su Instagram. E questi sono i miei acquisti. Questo qua ho pagato 9,99 10 euro. Gli altri 15 euro l'uno, perché i tanchini vengono tutti su quel prezzo là più o meno. E boh, qua ho terminato i miei acquisti. Questi sono i miei acquisti. Gli altri che ho fatto poi ve li farò vedere in futuro. Però vabbè, non penso che mi interessi. Vi farò vedere la mia collezione di spray per le zanzare. Se vorrete, mi asciugo, perché sta lampada mi sta facendo fare la sauna. Voilà. Io qua finisco il mio video. Con gli acquisti magari faccio la foto così. Fare video acquisti, non lo so, farò una copertina poi. Con la copertina ultimamente ho problemi, non so nemmeno se ho montato i video, quelli che ho messo già su YouTube. Devo andare a controllare se li ho montati. Pensate voi quanto sono fusa. Adesso io vi saluto, devo andare di là e vado a sciacquare il costume. E questo, tanto fino oggi è lunedì, sì, lunedì 13. 13 giugno, no, 13 luglio, buonanotte Sara, 13 luglio, e devo andare sabato, quindi ce n'è di tempo per lavarmi il costume, per asciugare, sì, ce la posso fare, e quindi tanto devo andare sabato 18, c'è tempo, sì, si asciugherà, anche se il tempo varia, però è fattibile, adesso la laverò a mano, lavo anche il vestito a mano, così il vestito se riesco me lo metterò poi magari una sera, per uscire, non so quando. Lo metterò. E
Io vi saluto, mi raccomando, lasciate un like, ditemi se vi piacciono i miei acquisti, ci vediamo nel prossimo video.